In questo periodo, quando si parla di Juventus, si parla di una Juventus che, su indicazione di Max Allegri, prende giocatori di un certo livello con una grande esperienza. Parliamo di Di Maria e parliamo di Pogba. Ma possiamo anche parlare di una Juventus che sta guardando chiaramente al futuro. E quindi, quando tu prendi e punti forti su due grandi esperti come Di Maria e Pogba, puoi anche a sua volta affiancare i giocatori giovani come Locatelli, come Vlahovic, come Chiesa. E attenzione anche alla situazione De Ligt. Ma questo progetto giovani riguarda anche il centrocampo. Di che parliamo? Facciamo un po' di chiarezza, cerchiamo di capirci. Prima però vi ricordo di supportarci. Quindi come sempre, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, attivate la campanella delle notifiche e seguiteci in questa estate piena di contenuti e di novità. E allora, fino ad ora, a giugno, fondamentalmente la Juventus si è concentrata sui i top a parametro zero da prendere. Ora però è il momento di guardarsi attorno e cercare anche quelli che sono dei nomi diversi. Guardarsi attorno però non vuol dire necessariamente guardare a colpi che possono arrivare da fuori, ma anche a colpi che puoi crearti all'interno. Negli anni precedenti vi dicevamo occhio perché Juventus sta lavorando bene con l'Under 23, sta facendo dei colpi interessanti che vedremo tra qualche anno. Chiaramente il tifoso della Juventus, la prima cosa che scrive nel commento è ma io lo voglio vedere subito la Juventus, voglio vedere il colpo già per quest'anno, cosa me ne frega il colpo l'anno prossimo. Poi però il tempo probabilmente sta dando ragione anche a Cherubini, che ha lavorato molto con questo Under 23, ha lavorato molto in maniera costante con l'Under 23. E ora la Juventus si ritrova tra i giocatori che sono cresciuti da quel contesto lì. O meglio, due e un altro. Partiamo dal primo, Nicolò Fagioli. Giocatore che sembra essere vicinissimo al rinnovo, sembra aver ormai deciso. E la Juventus deve ormai capire cosa fare con lui. Tenerlo oppure mandarlo in prestito. Il secondo è Fabio Miretti, giocatore che è esploso in questo finale di stagione con Allegri che ne ha parlato benissimo. Il terzo è un giocatore che invece Juventus non prende dall'Under 23, ma prende qualche anno fa dal Genoa. Però poi molti hanno detto: ma perché lo lascia al Genoa per 18 mesi in prestito? Portatelo subito. In realtà Juventus lo ha fatto crescere, ora se lo ritrova tra le mani pronto. Ecco, e il terzo chiaramente è Nicolò Rovella. Tre giovanissimi. Tre centrocampisti giovanissimi e lasciatemelo dire molto forte, che stanno facendo le fortune dell'Italia giovane, della giovane Italia. Tutti e tre saranno convocati al ritiro, quindi tutti e tre verranno provati di Massimiliano Allegri a luglio, quando partirà ufficialmente la stagione della Juventus, quando partirà la stagione che comincerà prestissimo, quindi bisogna carburare fin da subito. Max Allegri li testerà, li proverà. E cercherà di capire dei tre quelli che valgono di più, con la conferma, che con la speranza di poter essere delle conferme durante l'anno. Partiamo dalla situazione un po' più complicata e forse anche quella più suggestiva, quella di Nicolò Fagioli. Contratto in scadenza il 30 giugno, quindi siamo a un bivio. La Juventus lo vende, lo dà in prestito, non lo rinnova, o rinnova fino al 2026. Il rinnovo per il 2026 è praticamente cosa? Fatto, lo diamo per certo. E Andrea D'Amico è in contatto costante con la Juventus, sta cercando proprio anche di convincerlo, non per quanto riguarda il rinnovo che cosa fatta, ma proprio per la permanenza. Lui ha già esordito con Pirlo, però ancora la fiducia era poca nei suoi confronti. L'esperienza alla Cremonese lo ha aiutato tantissimo da un punto di vista della personalità, da un punto di vista prettamente tattico. Lo ricordiamo, le ricordiamo le parole di Allegri, in quella famosa tournée negli USA in cui disse: vederlo giocare a calcio è un piacere, è un giovane ma ha la testa di uno che gioca già da tanto tempo, ha tempi giusti, sa giocare a calcio, sa smarcarsi, conosce bene il mondo del calcio, sa quando e come passare la palla. Questi ragionamenti li faceva su Fagioli, un Fagioli 17enne. Non quello attuale. Non escono ogni giorno e tutti gli anni giocatori del genere, dalle giovanili. Stiamo parlando del 2018, quando Allegri praticamente era pronto per l'ultima partita, l'ultima stagione alla Juventus, e poi succede che però Fagioli se lo ritrova nel 2021. In base a quelle parole, tanti di noi si aspettavano una conferma di Fagioli nella Juventus 2021. E poi a sorpresa arriva la scelta. Fagioli viene mandato in prestito alla Cremonese. E tanti un po' ci rimangono male, dicono: ma come? Aveva parlato benissimo quando aveva 17 anni, ora che potrebbe essere un giocatore pronto, lo mandi in prestito? Sì, lo mandi in prestito, ma questo prestito ha servito al ragazzo per crescere, per maturare.
Quasi tutto il campionato giocato, 34 partite contro la Cremonese, 3 gol e 7 assist. Crescita importante soprattutto al di là dei numeri, perché 7 assist sono tanti, 3 gol sono tanti, ma al di là dei numeri è la personalità, è la dare del tuo al pallone, al ruolo del centrocampista è importante per lui. Però lo fa in Serie B, quindi succede che cosa? Che l'Juventus ha ancora qualche timore, forse sarebbe meglio fargli fare un anno di prestito. Lì però subentra la voglia del giocatore, rappresentata proprio da D'Amico, che dice: se rinnoviamo restiamo, se no ci guardiamo attorno. Non rinnoviamo e ci guardiamo attorno. E un giocatore come Fagioli da dare gratis sarebbe tanta roba. Quindi rimane, cercherà di confermarsi nel ritiro, però dei tre è quello che in questo momento ha le maggiori possibilità di rimanere, a fare sicuramente la riserva, parte da riserva. Quindi la riserva di Locatelli come regista o di chissà quale altro regista che potrebbe arrivare, ma comunque parte come prima alternativa. Però chissà, durante l'anno abbiamo visto quanti infortuni, sarà un anno molto complicato, molto pieno di impegni, con tanti giocatori che andranno in nazionale, secondo me il suo spazio lo troverà e come. E quindi a questo punto, se Fagioli è quasi sicuro di rimanere, allora che succede con Miretti e Rovella? L'impressione è quella che soltanto uno dei due possa rimanere. Miretti si è già confrontato col mondo Juventus, abbiamo visto in questo finale stagione in cui già per esempio col Venezia ha dato del tu al centrocampo della Juventus, prendendosi le chiavi del centrocampo. Mi impressionò molto una intervista di Fabio Capello, grande esperto, ex allenatore, che ha detto: a me di Miretti nella partita con la Juventus mi ha impressionato il fatto che lui da diciottenne andava con grande personalità a chiedere il pallone con insistenza a giocatori come Rabiot, come Alexandro, cioè giocatori più grandi di lui, ma comunque no, questo non lo spaventava. Quindi è grande sicuramente personalità. Il problema però qual è? Che la Juventus non è sicurissima al 1000 per 1000 di tenerlo anche quest'anno, perché punta su Fagioli. E Miretti cosa fa? Intanto lo chiedono tante squadre di Serie A. La prima è il Monza scatenato, sta facendo di tutto per fare una grande squadra, ma gli estimatori sono in A, come il Monza, ma anche in Serie B. E quindi si sta cercando un po' di capire, e lì proprio per Miretti sarà veramente fondamentale il ritiro. Così come lo sarà per Nicola Rovella, che è un 2001, perché gioca da 2 anni al Genoa, ma è un 2001, è giovanissimo Rovella. Ha giocato poco quest'anno col Genoa, mentre l'anno scorso è stato molto più importante per lui a livello di crescita, quest'anno col Genoa ha giocato poco, soprattutto nella seconda parte, per questioni di infortuni. Lui fondamentalmente gioca bene da play, cioè si sente molto importante da play, però è il tipico play non è il tipico play alla Pirlo, per intenderci, ma più fisico, strutturato, che ti può fare sia fase di impostazione ma anche fase di filtro e tornare. Un po' il regista moderno, quello non troppo bello da vedere ma molto molto utile, magari con la qualità che può essere più spostata sulle mezzali. Però lui può giocare anche come mezzala a sinistra, quindi può essere un'alternativa sia per quanto riguarda, può fare la doppia alternativa, sia per quanto riguarda il regista che per quanto riguarda la mezzala. Ama comunque prendere confidenza col campo e andarsi a prendere subito il pallone, il tipico giocatore che sia da mezzala che da regista si va a prendere subito il pallone. Però pur di giocare alla Juventus, secondo me farebbe anche il terzino sinistro, per intenderci. Tra questi tre, forse però Rovella è il più in bilico. E rispetto agli altri due, se per Fagioli o per Miretti si parla o di permanenza o di prestito, per Rovella si parla addirittura quasi di scambio. E io è da quando è stato comprato che ho come l'impressione che su Rovella non ci sia una forte intenzione di permanenza, ma possa essere utilizzato come merce di scambio. Si è parlato della Roma e quindi si parla di un Zaniolo, e perché non inserire una trattativa per Zaniolo? Lo scorso anno per esempio si parlava di Locatelli, io pensavo potesse essere inserito nella trattativa per Locatelli. Cioè un ragazzo così giovane, che comunque ha appeal, perché è un giocatore che l'under 21 si fa vedere, è di grande personalità, è il numero 10, è il capitano, quindi voglio dire ha una certa personalità. Secondo me in altri contesti può essere molto utile, quindi chissà, magari potrebbe essere un'ottima pedina di scambio. Valutazione intorno ai 20-25 milioni, ragazzo così giovane ma di grandi prospettive, chissà, secondo me potrebbe essere interessante in ottica cessione, in ottica diciamo merce di scambio. Voi tra questi tre chi scegliete? Avete la possibilità di sceglierne uno, massimo due. Chi prendete per la nuova Juventus per affiancare quelli che poi saranno i grandi pilastri? E quindi riferisco ai Locatelli, ai Zaccaria, ai McKennie e ai Pogba. Io in questo momento punterei su Fagioli,
e su Miretti, con Rovella utilizzato come merce di scambio per una trattativa importante che magari ti può portare a Zaniolo, e quindi magari il cartellino di Rovella più cash per Zaniolo lo faccio fondamentalmente. In caso contrario potrei anche pensare a un Rovella e Fagioli subito inseriti nella Juventus e Miretti lanciato in prestito, perché un po' di crescita a Miretti soprattutto in Serie A secondo me, però l'importante è uno, trovare una squadra in Serie A, e quindi per esempio il Monza, ma che mi garantisca almeno 25-30 partite per il ragazzo. Cioè non vorrei che Miretti poi va nella tipica squadra di Serie A che ti fa le prime 4-5 partite, poi quando si sente odore di Serie B e quindi la possibilità di scendere, cambia allenatore, si prende l'allenatore più esperto, che punta sui giocatori esperti, e conosco la Serie A, e quindi Serie B, no, più che Serie B, panchina per il giocatore. No, mi piacerebbe vederlo per esempio in un Monza, da titolare, vedere in un anno cosa combina, sarebbe anche interessante. Voi cosa scegliete tra queste soluzioni? Ditemi la vostra.